Eccomi qui con un nuovo video. Questa volta facciamo un video diverso dal solito perché si tratta di una review di un prodotto che mi è stato mandato al fine appunto di testarlo. E si tratta di questa crema della Nourish Balance, che è una crema comunque con degli ingredienti altamente naturali. Allora, ci tengo a dire che sono stati davvero gentilissimi. Mi hanno fatto scegliere una crema e visto che non sapevo bene le differenze fra una crema e l'altra, mi hanno anche aiutato nella scelta, considerando il mio tipo di pelle. E sono stati velocissimi a inviarmela e insomma li ringrazio perché mi ha fatto molto piacere e mi hanno appunto mandato questa crema in formato full, infatti sono 50 ml, e in questa confezione è carinissima. Appunto, qui dice che è una crema molto nutriente, ricca di vitamine B3, B5, B6, C ed E, che riequilibra la pelle. Insomma, parliamo qui di questa crema. L'ho usata da quando me l'hanno mandata fino a praticamente la sto usando tutte le sere. E me l'hanno mandata i primi di agosto, quindi insomma è un mese buono che la sto usando. Questa è come appare la crema. Ha un semplice appunto vasettino e già da appena si leva dalla scatola si sente un odore fantastico perché questa crema è a base di mela. Infatti appena si apre ha un odore di mela fantastico e pure quando la si spalma rimane questo odore che è molto, cioè si sente ma è molto delicato e rimane anche appunto sulla pelle. Buonissimo. Tra l'altro, vedete, questo è un mese di utilizzo di crema e vedete che non è neanche cioè neanche troppo utilizzata, quello è il senso. Ah, è una crema, vediamo se riesco a farvi capire la texture. Non so se vedete, non è una crema molto corposa, ma è una crema molto molto leggera. Al tempo stesso uno potrebbe pensare che una crema così leggera e non molto corposa non sia chissà che idratante. Invece vi dico che ha un'idratazione spettacolare e si asciuga anche abbastanza in fretta per essere così idratante, insomma, perché mi sono accorta che le creme più idratanti che ho provato sono quelle creme che anche dopo tipo mezz'ora mi rimane il viso un po' appiccicoso, anche se poi a livello di idratazione c'è, quindi non lo so. Comunque questa è appunto leggerissima, molto idratante e si asciuga in fretta, tant'è che l'ho provata anche svariate volte come base trucco e mi ci trovo davvero molto molto bene. Tra l'altro mi sono accorta proprio un miglioramento della pelle in questo mese che l'ho utilizzata, anche perché devo dire che un po' per non rovinare quel poco di abbronzatura che c'era, un po' per una pigrizia assurda, io in tutto il mese di agosto anche adesso non sto utilizzando diciamo, il mio simil Clarisonic della Imetec che usavo invece prima tutte le sere. Finché non mi è arrivata la crema, cioè anche a luglio non lo so, proprio un po' tutta l'estate non l'ho utilizzato questo simil Clarisonic e mi sono accorta che mi erano usciti più punti neri, più imperfezioni, più pori dilatati e comunque ero consapevole che era anche perché avevo un po' abbandonato questa mia cura del viso. Da quando ho iniziato ad applicare costantemente questa crema, mi sono accorta che la mia pelle si è molto molto riequilibrata e comunque io rimango di stucco quando su Instagram mi fanno i complimenti che ho una bella pelle. Perché io insomma penso di avere una pelle normalissima. Però devo dire che con questa crema sono diminuiti i punti neri, i pori sono meno dilatati e quindi questa cosa devo dire che mi ha fatto davvero molto molto piacere. E il fatto poi che sia una crema naturale non fa sì che mi escano quegli antiestetici grani di miglio o appunto altri puntini e cose varie, anzi. E quindi ragazzi, questa è una crema che io vi consiglio assolutamente e vi lascio il link giù nell'info box così magari potete andare a dare un'occhiata. Ha tantissimi altri prodotti davvero molto interessanti però appunto non li ho provati, ma vi posso dire che questo prodotto per la skincare è assolutamente un prodotto ottimo. E non vi so dire quanto viene a prezzo pieno questa crema, ma me l'avevo visto, non veniva tanto, intorno se non sbaglio ai 13-15 euro. Ma vi posso dire che se in un mese a me
è andato via, se no, mezzo dito di crema. Insomma, questo barattolino da 50 ml durerà, penso, tipo 6 mesi. Sì. Quindi, anche se magari costicchia un po' di più e non viene tanto, perché comunque se uno vuole una buona crema e i prezzi più o meno sono quelli, e comunque viene, diciamo, ammortizzata nel tempo. E niente ragazze, fatemi sapere se voi avete provato i prodotti di questa marca. E aspetto un vostro commento. Mi invito a dare un'occhiata al sito. Ringrazio ancora l'azienda per questa opportunità che mi ha offerto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!